sono Serena D'Alessio, chef e imprenditrice. Oggi ho tirato fuori dal cassetto uno dei miei primi piatti preferiti, che sono gli spaghetti cacio e pepi. Gli ingredienti sono gli spaghetti, il pecorino romano, sale e pepe, e poi c'è una pozione magica, perché questi non sono pepi messi a caso, ne sono di tre tipi, tre provenienze. Li scelgo in base al gusto. Ovviamente mi piace il pepe nero, mi piace il pepe di Sarawak e quello di Sichuan. Voi dite, ma cacchio, fino a ieri parlavi sempre chilometro zero. E infatti è lì che io non mi devo sentire limitata, perché io voglio prendere il pepe che mi piace. Oh, e poi il pepe non è nostro, quindi va bene. Questi pepi li andiamo a pestare. Così. C'è un profumo, ragazzi, che apre le vie respiratorie pure della Svezia. Olè. Mettiamo subito l'acqua a bollire e poi ci prepariamo i segreti del successo della ricetta. Oh, l'acqua bolle, il coperchio scotta e noi mettiamo a bollire gli spaghetti. Nel frattempo che la pasta si cuoce, noi ci prepariamo un po' di pecorino romano grattugiato. Dopo il pecorino ci andiamo a mettere il mix di pepi. Se non ci piace incontrare il pezzettino di pepe intero, prendiamo un passino e lo passiamo. Poi andiamo a scolare la pasta e qui ci andremo a mettere un po' di acqua di cottura. Allora, togliamo un mestolino d'acqua, lo mettiamo nella casseruola dove dopo andiamo a saltare gli spaghetti, dove c'è un po' di burro. E altrettanta acqua la andiamo a mettere nella mistura di pecorino e pepi. Ecco qua. Allora, ci mettiamo subito un goccino d'olio. In genere quando cuocio la pasta faccio 5 minuti in acqua bollente e poi la finisco in padella. Quando la nostra miscela segreta si è già disciolta, andiamo ad aggiungere altro pecorino per il salto finale, a cui aggiungeremo un'altra cosa in più. E aggiungiamo la noce moscata, pepe, noce moscata. È da urlo. Non tocco mai la pasta mentre è nell'acqua che bolle, né quando è in pentola. La salto e basta, così, perché sennò rischio che lo spaghetto si può rompere. Una volta che si è creata la cremina fatta dall'amido, dai formaggi e dal pepe, anche se il pepe non è calzante sulla cremina, la andiamo a impiattare. Completiamo il piatto con il sughetto della pasta, che è questo di pecorino e pepi e noce moscata. Rinforzino. Ecco qua. Questa è la mia cacio e pepi e noce moscata. Se ti è piaciuta la ricetta, seguimi sui social. Gourmet per te!